Oggi ho appena iniziato a fare video, è venerdì, devo ancora fare tutto, sono appena tornato da 1000 giretti, devo proprio recuperare perché mannaggia, lo sport ieri mi ha massacrato le gambe, le spalle, cioè sono stanco morto. Fatto sta che adesso ho fatto una minima spesetta per stasera, una cenetta a base di piadina e birrette. E tra un 3 orette abbondanti devo andare a prendere il mio amico tedesco che arriva all'aeroporto, quindi gli faccio un favore, così evita di prendersi il bus e aspettare mille cose, visto che ha già avuto disgrazie, eri in ritardo e quant'altro, quindi va bene così. E mi sa che il caldo fa proprio male alle persone, perché c'era questa signora al supermercato, poerina, che aveva due ventilatori attaccati al collo che puntavano in testa, la mascherina. Quindi non lo so cosa, se avesse Covid o meno, però cioè, non ce la vedevi poretta, era un po' pazza, cantava, guardava la gente male, si è messa a mezzo a urlare, insomma non il massimo, il caldo colpisce. E adesso finisco questo giretto, torno a casa, mi metto a cucinare e poi inizio a prepararmi per stasera. Devo ancora sistemare un po' la casa, che viene appunto mio amico tedesco, quindi lascio una camera per lui e un bagno per lui. Beh, ci sta, dai, ci sta. E niente, tuttora non so se parlare inglese o italiano, vediamo un po' stasera com'è la situazione. E comunque mi è venuto un pochino il mal di gola, a forza di uscire da posti con l'aria condizionata e tornare in casa e uscire col caldo e freddo, caldo freddo, insomma non è il massimo. L'aeroporto, e stiamo aspettando che atterri, no, ha già atterrato, Alex è già atterrato, c'è anche Giulione, morto, ciao. E niente, aspettiamo che arrivi e poi la serata inizia con calma. Con me abbiamo delle desperado, giusto per fargli capire la cultura italiana, che poi è messicana come... Penso di sì, come la corona. Ma è tipo birra e gin, no? Che cazzo è? Non lo so, sai che non l'ho vista sempre, ma non l'ho mai visto mai. Vabbè ragazzi, ci aggiorniamo. Ragazzi, alla fine non vi ho aggiornati. E, anzi, sono passati tipo 4-5 giorni da quel giorno lì, quindi non ho fatto niente. Cioè, quella giornata alla fine sono andato a prenderlo e poi ci siamo fatti dei giretti in città, zona universitaria. Ho bevuto un sacco, visto un po' di gente che conoscevo, giretti e quant'altro. E poi abbiamo continuato la nostra seratina. Nelly, non ci provare. Ma in tutto questo è tornato anche il mio cane. Ok, dicevo, è tornato anche il mio cane e ci siamo fatti girettini per le 2-3 di notte su nelle Torricelle, quindi avere una bella panoramica un pochino di Verona. E Alex ha apprezzato molto, chiaramente, come fanno a apprezzare, cioè vivono in campi di patate, loro al nord della Germania, cioè dai su, non è paragonabile. Nelly, calma. Comunque ragazzi, questo sarà tipo il video più corto del canale da quando ho iniziato i vlog, quindi a volte va, a volte non va. non sono riuscito a fare molto quel giorno lì, tra una cosa e l'altra. E come al solito iscrivetevi al canale, commentate, attivate la campanella, fatelo per la Nelly, che vi vuole molto bene e apprezza particolarmente se mi date una mano, mi supportate. E niente ragazzi, adesso si torna... Mamma mia. La vita normale, noi ci vediamo domani per un nuovo video. I prossimi giorni comunque ho registrato di più, quindi non vi preoccupate.